Sì, ciao, mi sentite? Sì. Sì, no, volevo brevemente, farà Luigi una presentazione di ciò che è stato fatto dal punto di vista geofisico. Volevo soltanto brevemente ringraziare tutto il gruppo di Petracada Project perché anche per noi geofisici è molto importante trovare dei siti dove poter applicare le nostre tecniche e quindi poi verificarle. A proposito di verificare, io dico sempre che nell'archeologia è molto bella perché quando noi facciamo le indagini, poi l'archeologo scava e quindi si cerca quindi sia di aiutare l'archeologo a individuare determinate tracce, ma anche per noi per verificare le tracce e quindi poi ristrutturare e risistemare i nostri dati geofisici. Per questo invito anche io che gli scavi avvengano il più presto possibile, seguendo appunto le indicazioni che abbiamo trovato. Quindi ringrazio veramente a tutti, a Vincenzo in particolare, che fa, diciamo, da Trevignon a questo progetto e ovviamente a tutti gli altri che ci danno appunto questa possibilità. Passo la parola a Luigi che Sì. farà la. Ok. Allora, salve a tutti. In questa breve presentazione vi riporterò i risultati delle attività di geofisica fatte presso il sito di Pietragalla negli ultimi, diciamo nel 2017 e nel 2018. Parte di questi risultati sono stati già presentati anche a un altro convegno internazionale di tecnologia applicata all'archeologia, tenutosi a Firenze a dicembre del 2019, nella quale abbiamo esposto parte di questi risultati molto preliminari, diciamo, e che purtroppo soffrono, diciamo, già all'inizio di mancanza di dati diretti. Tuttavia, hanno permesso di identificare una serie di anomalie di tipo elettrico ed elettromagnetico che hanno dato dei nuovi spunti alla ricerca archeologica che si sta svolgendo presso questo sito. Permettetemi una brevissima introduzione sulla geofisica per i meno esperti. Di cosa si occupa la geofisica? Sostanzialmente di applicare una serie di principi fisici propri della distribuzione di corrente elettrica o di distribuzione di campi magnetici ed elettromagnetici nel sottosuolo, ma non solo, per osservare cosa accade nella Terra. Questo può essere fatto a grandi profondità, ma anche a scale più ridotte, e quindi darci delle informazioni molto importanti già nei primi metri di sottosuolo. Ed è per questo che la geofisica si applica con grandi successi nel campo dell'archeologia, perché la possibilità di dare delle informazioni in modo totalmente non invasivo o poco invasivo nei primi 2-3 metri, ma anche qualcosa in più di profondità, ci permette di ricostruire cosa succede nel sottosuolo prima che avvengano le attività di scavo. Quindi, direzionando le attività di scavo, risparmiando tempo e risorse da poi utilizzare nelle attività di scavo vera e propria, individuando delle aree a maggiori anomalie e quindi supportando fortemente ed efficacemente ciò che gli archeologi possono fare in un sito archeologico, anche in siti che in via preliminare non sono ritenuti archeologici o a interesse archeologico. Quindi noi abbiamo la possibilità di programmare attraverso l'utilizzo saggio della geofisica, di programmare ed eseguire interventi esplorativi, quindi guidare sondaggi diretti o trincee o l'esecuzione di scavi. Possiamo supportare la tutela e la conservazione del patrimonio culturale a diversa scala, tanto alla scala del metro, ma anche alla scala centimetrica, e quindi supportare il restauro architettonico, oppure supportare la pianificazione territoriale, quindi fornire delle informazioni molto dettagliate ai pianificatori della nostra città per individuare delle aree a rischio. Qui vedete alcuni esempi di alcune attività che sono state svolte dalla CNR e dall'Istituto di Meteorologia per Analisi Ambientali in contesti, ad esempio, urbani, come il centro storico di San Benedetto del Tronto, dove attraverso l'utilizzo della geofisica
di, in particolare di metodi elettrici, si sono andate a individuare delle cavità poste nel sottosuolo parzialmente conosciute, oppure attraverso l'utilizzo di metodi magnetici andare a individuare delle anomalie magnetiche connesse alla presenza di strade o, di epoca romana, come nel caso qui riportato nella figura centrale, dove si è individuata la presenza di fornaci poste in vicinanza a una strada romana. Ma abbiamo anche la possibilità all'interno del nostro istituto di eseguire presso il laboratorio delle attività di laboratorio dove possiamo cercare di vedere come i metodi geofisici siano in grado di agire per individuare in maniera dettagliata e ricostruire le geometrie delle strutture sepolte. E infatti abbiamo una facility presso un laboratorio che si trova a Marsico Nuovo, sempre in Basilicata, dove abbiamo ricostruito un vero e proprio sito archeologico e dove attraverso l'utilizzo della metodologia del georadar abbiamo tentato, variando gli scenari, di ricostruire gli elementi che avevamo messo, avevamo posto al di sotto di alcune decime di sabbia o di terreno, cercando di ricostruire, di individuare la presenza di tombe e vedere come rispondesse il metodo per ricostruire esattamente la loro presenza. Diciamo che adesso spostiamoci sul sito di Pietragalla vero e proprio, dove, come dicevo prima, abbiamo iniziato le nostre attività nel 2017-2018 e dove abbiamo avuto la possibilità di utilizzare tutte le tecnologie di cui, disponiamo presso il nostro laboratorio, quindi tecnologie di tipo elettrico, come l'utilizzo della metodologia della resistività elettrica o elettromagnetico del georadar o magnetometrico del magnetometro. Questo sito è caratterizzato da una limitata presenza dei dati archeologici e quindi i dati da noi esposti in questa presentazione, che abbiamo già discusso con gli archeologi, chiaramente soffrono di incertezze legate a questo fattore, e poi la presenza di una forte vegetazione, di aree che sicuramente sono state ripulite dagli archeologi, ma che soltanto si presentavano pulite soltanto in aree molto limitate, e dato che i nostri metodi spesso lavorano bene su aree molto ampie, l'interpretazione dei dati che si sono potuti ottenere dall'applicazione delle diverse tecniche geofisiche chiaramente risentono del fatto che abbiamo agito in aree abbastanza ristrette. Comunque una serie di spunti, come vedremo, siamo riusciti a darli. Una breve introduzione, diciamo, dei metodi che abbiamo utilizzato. Il metodo delle acquisizioni di resistività elettrica si basa sull'introduzione di corrente nel sottosuolo e questo ci permette di individuare dei passaggi interessanti sia da un punto di vista archeologico, perché ci permettono di identificare probabilmente fin dove l'insediamento nel sottosuolo si spingesse, sia individuare dei passaggi geologici che possono essere possono essere molto importanti, ritenuti importanti per la storia dell'insediamento. Un altro metodo molto utilizzato nel campo archeologico, che abbiamo usato anche a Pietragalla, è quello è il metodo magnetometrico, ossia di andare a individuare come le strutture poste nel sottosuolo siano in grado di generare delle anomalie nella distribuzione del campo magnetico terrestre naturale, e individuando queste anomalie c'è la possibilità, e c'è stata la possibilità nel sito investigato, di individuare degli allineamenti che possono essere associati alla presenza di strutture e murature tuttora sepolte. E poi c'è il metodo del georadar. Diciamo, adesso siamo entrati nell'epoca del georadar, perché è la metodologia geofisica che ci permette di avere la più alta risoluzione nel campo della geofisica, un metodo totalmente non invasivo, che però ci dà un'informazione limitata nei primi 2-3 metri di sottosuolo. Tutti e tre i metodi, chiaramente, sono la risposta e l'efficacia di tutti e tre i metodi dipende anche dalle caratteristiche del sito e dalle proprietà fisiche dei materiali che costituiscono le strutture ipoteticamente sepolte nel sito, ma anche dalle condizioni geologiche in cui noi lavoriamo. Dipende, diciamo, il contrasto geofisico e la capacità dei diversi sistemi di individuare il contrasto geofisico e di associarlo a delle risposte utili per la problematica ambientale.
Come dicevamo, abbiamo analizzato, abbiamo usato una serie di sistemi, georadar, georesistivimetri e magnetometri, gradiometrici, non mi soffermerei così da abbreviare il mio intervento, ma abbiamo investigato varie zone dell'insediamento di Pietragalla, qui suddivisi in una prima area, inquadrata da questo riquadro in rosso, in cui abbiamo operato dei rilievi georadar, fatto dei rilievi con georadar e geoelettrica a ridosso delle mura dell'acropoli. Con queste linee blu vedete i profili, le tracce delle acquisizioni geoelettriche, mentre sempre a ridosso della porta Livia qui situata abbiamo potuto fare anche delle aree, grazie all'opera degli archeologi che hanno ripulito l'area, delle acquisizioni di tipo 3D con il georadar. E abbiamo potuto confrontare le informazioni del georadar con delle acquisizioni su mappa con metodo magnetico. Abbiamo poi fatto delle analisi, eseguito delle analisi anche su una seconda area posta più a sud, in prossimità della Porta Marie, e qui abbiamo utilizzato soltanto la metodologia del magnetometro. Come vedete le aree sono molto ristrette, sono limitate, sono orientate in modo abbastanza anomalo, ma chiaramente la presenza di cumuli, di pietre, di reperti, hanno limitato, o la presenza della vegetazione, ha limitato la possibilità di estendere le acquisizioni magnetometriche in questa fase a aree ben più ampie. Speriamo che nel futuro questo si possa fare. Infine abbiamo eseguito anche un'indagine geoelettrica più profonda che attraversa l'Acropoli e la zona sud dei muri dell'Acropoli. Questi sono i primi risultati che siamo riusciti ad individuare. Qui vedete nella zona centrale di questa figura un radargramma acquisito a una frequenza di 200 MHz che ci permette di scendere a una profondità di 3-4 metri con una risoluzione molto elevata. Mentre nella parte più bassa vedete il risultato di una geoelettrica che ci permette di avere delle informazioni sulla distribuzione dei valori di conducibilità elettrica fino a una profondità di 10 metri. Stimati teorici. Come potete vedere abbiamo dei valori che tendono dal blu, vanno al rosso, e questi valori blu vuol dire valori di conducibilità elettrica più elevata, dove probabilmente c'è una maggiore quantità di acqua, e dei valori più elevati di resistività elettrica, dove probabilmente il contenuto di acqua rispetto a questa zona qui è minore. Inoltre vediamo uno strato pellicolare più resistivo, dove probabilmente risente della presenza delle strutture archeologiche e che scende fino a una profondità massima di 2 metri, al di sotto del quale si continuano a vedere dei nuclei resistivi probabilmente da associare alle attività di scavo precedentemente effettuate negli anni 50, 60 o negli anni 80 e che hanno interessato l'intero sito. Ora, se andiamo ad investigare la seconda linea, che è posta specularmente alla linea 1, vediamo che questo corpo più conduttivo si conserva ed è posto più o meno qui al centro e si va a collegare bene con le anomalie elettriche che vedevamo per la prima linea. Anche qui abbiamo una distribuzione di valori di resistività che vanno a caratterizzare la zona più pellicolare del sottosuolo, probabilmente associata alla presenza delle strutture archeologiche, e anche qui vediamo dei nuclei più resistivi, probabilmente dovuti a delle zone che hanno risentito di opere di scavo. Ed è proprio in questi primi 2 metri che abbiamo una serie di riflessioni registrate attraverso la tecnica georadar che ci permettono di identificare di ipotizzare la presenza di strutture, che possono essere delle strutture di fondazione, delle mura di fortificazione che vediamo adesso, oppure possono essere anche dei muri collassati o del materiale semplicemente collassato. Tuttavia, si individuano delle zone dove ci sono riflessioni più concentrate e che potrebbero supportare la ricerca archeologica perché potrebbero essere individuate come delle zone prioritarie da sottoporre a scavo. Se andiamo a proiettare le informazioni geoelettriche ottenute in questo sito, in questa visualizzazione, diciamo 3D, estratta da Google Earth, vediamo che abbiamo un nucleo, una zona più conduttiva, che probabilmente può essere associata alla presenza di un canale in cui un preferenziale di scorrimento delle acque. Probabilmente un canale che adesso non possiamo vedere, ma
È abbastanza evidente questa discontinuità nel sottosuolo nei primi 10 metri di profondità, e ciò può essere già un primo risultato molto importante anche da un punto di vista geologico, che richiede ovviamente approfondimento. Abbiamo quindi ipotizzato e seguito un'altra geoelettrica che tagliava i due profili, attraversava i due profili che abbiamo visto finora, partiva dall'Acropoli fino ad arrivare alla porta all'ingresso della porta Marie. E qui pure abbiamo evidenziato la presenza di uno strato pellicolare da Sogea, che è uno strato antropico e quindi di grande interesse per la parte archeologica. Quindi la geoelettrica, anche se non ha la risoluzione del georadar, ci ha permesso di dire che la parte più interessante probabilmente soggetta a riempimento per la realizzazione di terrazzamenti o per semplicemente poter svolgere la vita in questo insediamento è situata nei primi 2 metri di profondità, massimo 3 metri di profondità. Al di sotto di questo strato pellicolare vediamo dei valori di conducibilità elettrica più elevati con una discontinuità verticale posta in questa zona. Probabilmente dalla forma irregolare che siamo riusciti, diciamo, a individuare ed evidenziare, è possibile ipotizzare la presenza di una frana. Questa ipotesi ovviamente va presa con le pinze, non abbiamo ulteriori dati, non abbiamo dati diretti per affermarlo con certezza. Però diciamo che dalla nostra esperienza c'è la possibilità di supporre che l'intero insediamento possa essere stato realizzato in un contesto critico da un punto di vista geologico. Questo è anche confermato dalle mappe delle frane disponibili presso il sito della regione, che individuano in questa zona varie frane. E quindi non è un risultato tanto incerto, non è un'ipotesi campata in aria. Quindi sicuramente può avere degli scontri con attività che immaginiamo di svolgere in futuro, altre attività geofisiche che permetteranno di identificare la presenza e validare questi risultati, identificare la presenza della frana e validare i risultati. Qui vedete i risultati invece di un approccio di tipo tridimensionale, potremmo dire, con acquisizioni georadar che sono state fatte con antenna attraverso l'acquisizione di radargrammi acquisiti a distanza l'uno dall'altro 50 centimetri, quindi con un passo di risoluzione. Passo di acquisizione molto ristretto, in modo tale da vedere delle zone riflettive con forti riflessioni che sembrano essere organizzate secondo degli allineamenti abbastanza regolari, che ci suggeriscono, ci permettono di ipotizzare la presenza di strutture nel primo metro, metro e mezzo di profondità. Inoltre, questi allineamenti sono in qualche modo verificati anche dai risultati ottenuti attraverso l'acquisizione magnetometrica condotta in questa area. Chiaramente il magnetometro non è in grado di darci informazioni sulla profondità e per questo ha bisogno del supporto del georadar, inoltre ha una minore risoluzione. Tuttavia, una serie di anomalie allineate in maniera molto simile a quello che vediamo con il georadar, ci permette di supportare l'ipotesi che qui vi fosse qualche struttura sepolta. Ovviamente purtroppo non abbiamo la possibilità di individuare delle strutture ben definite, quindi di ricostruire con dei volumi, con delle viste 3D in maniera, diciamo completa questo edificato e questa struttura, questi fabbricati che stiamo ipotizzando. Questo è dovuto sia ai lavori di rimaneggiamento che hanno interessato l'area, ma probabilmente anche al cattivo stato di conservazione delle strutture, e quindi abbiamo bisogno sia per vincolare le nostre interpretazioni che per supportare e migliorare le nostre elaborazioni delle attività di scavo. Mentre questi qui sono i risultati che sono stati ottenuti presso la porta Marie. Mi scuserete per come ho scritto Marie, dove potete vedere una serie di anomalie, quindi di suscettività, valori di suscettività magnetica più elevati rispetto al contesto, che possono essere ricondotti alla presenza di una serie di strutture murarie che possono essere collegate alla porta di Marie. Quindi le analisi geofisiche che abbiamo condotto presso il sito di Monte Torrette ci hanno permesso di individuare delle informazioni
interessanti per quanto riguarda le condizioni geologiche del sito e quindi ipotizzare addirittura la presenza di una frana. Inoltre l'integrazione di informazioni GPR, di ERT e di dati magnetometrici in un ambiente GIS che è stato costruito e gestito da Vincenzo e dai suoi studenti, da Lanna, di dare una serie di informazioni che secondo noi è molto utile in questa fase preliminare di attività volta a migliorare le conoscenze del sito di Pietragalla. Inoltre, come dicevamo prima, i metodi resistivi ancora una volta si sono riusciti a rivelare, nonostante la loro bassa risoluzione, corrieri di informazioni utili anche per la comprensione di ciò che accade nel sottosuolo presso il sito di Pietragalla. Inoltre l'integrazione di queste tecniche, diciamo, in qualche modo cerca di limitare i limiti propri di un sito dove ci sono delle difficoltà oggettive nell'acquisizione del dato geofisico e dove i dati archeologici purtroppo ottenuti nel passato non sono presenti. Quindi con questo termino il mio intervento.